Oggi mi trovo a Ospitaletto, Brescia, per farvi conoscere Omifer. Andiamo! E finalmente conosciamo il fondatore di Omifer, il signor Omri Taha. Allora, prima di tutto volevo sapere come nasce questa azienda, che so che appunto è stata fondata da lei e attualmente ne è anche il CEO nel 2009. Di cosa vi occupate e soprattutto come Omifer è cambiata nel tempo? Io sono stato nel settore dagli anni 95, dal 95 anni 90 diciamo, nel settore, però ero come artigiano. Per quello si dice sempre l'imprenditore si nasce ma non si diventa. Avevo sempre l'idea di essere sempre autonomo e tutto. Ho fatto l'artigiano, ho cominciato a girare in Italia, da Marghera a Pordenone, a Venezia, a La Spezia, a Genova, a Cantieri Navali, seguivo più che altro perché si fanno tante ore lì. Poi ho cominciato a fare la squadra fino al 2008. Nel 2008 ho fondato la Omifer. Omifer luglio 2009 si è fondata, però con un'esperienza alle spalle del settore. Io sono laureato in fisica e chimica, quindi anche il settore mi aiuta un attimino sul fatto. Partita la Omifer nel 2009, abbiamo superato un po' la crisi 2011-12, poi siamo ripartiti, ed è partita un po' l'economia un po' alla volta finché siamo arrivati al 2015 con un bel fatturato di 10 milioni di euro. Allora abbiamo deciso di comprare un capannone a Cazzago San Martino, una sede più grossa. Quella sede lì, adesso sono passati quanto? Dal 2016 fino ad oggi sono 7 anni. Quasi 7 anni, stiamo inaugurando un altro stabilimento. Questo stabilimento qua è più del cerchio dell'attività. E a proposito di questo, vogliamo puntualizzare di cosa si occupa Omifer e soprattutto quanto è cambiata poi negli anni. Omifer si occupa di carpenteria, di assemblare e saldare i manufatti di ferro. Su disegno, prima prendiamo tutto dalle aziende, facciamo il nesting, sviluppiamo i disegni e poi facciamo il taglio fuori, tagliamo il ferro fuori, poi noi dentro mettiamo l'assemblaggio e saldiamo e poi portiamo fuori a fare altri trattamenti per il manufatto e poi li diamo al cliente. Progettiamo pure, facciamo progettazione, facciamo l'impianto intero, prendiamo un impianto intero, possiamo dare adesso con questo stabilimento nuovo Omifer 2, possiamo dare anche chiavi in mano, il manufatto chiavi in mano. Lei è considerato un visionario, tant'è vero una cosa che mi è subito balzata all'occhio che sul vostro sito voi definite le vostre opere finali dei veri e propri capolavori di lavorazione del metallo, quindi è proprio una versione artistica. Ah sì, 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 artistica, artistica. Praticamente, vedi, cioè, abbiamo l'immaginazione. L'immaginazione è la visione, quindi, e poi non abbiamo confini sulle cose, no? Quindi noi ci facciamo il lavoro, e questo è creato proprio nell'interno dell'azienda, nell'interno del personale, che il personale deve mettere anima e corpo e deve fare del suo, non deve avere il direttore o avere il patrone, il titolare, diciamo, addosso che li guarda se ha fatto bene o ha fatto giusto. Lui da solo, se si sbaglia, deve dire io qua mi fermo, vado a chiedere informazioni, posso procedere così o non va bene. Se l'idea è buona, procede così, perché tutti i creatori qui sono tutti, perché tutti hanno dell'esperienza enorme, quello che lavorano con noi, anche con altre aziende. Io non è che li ho trovati pronti, alcuni li ho cresciuti io, alcuni li ho trovati pronti e poi hanno insegnato anche agli altri. Io praticamente conosco un po' di tutto, amministrazione, un po' di disegno tecnico, un po' di
un po' di preventivi, un po' di appalti, sicurezza, saldatura, carpenteria, un po' di tutto. È vero che considerate i vostri collaboratori una vera e propria famiglia, dove ognuno porta le proprie abilità, le proprie esperienze per raggiungere poi un obiettivo comune? Certo, una famiglia, è nata una famiglia. Vengono su a chiamare il papà, sempre, sono sopra io a chiamare il papà. Capito? Quindi oggi io anche a questa occasione qui, come l'altra inaugurazione di Cazzago San Martino 2016, ho fatto venire il prete e l'imam per benedire il posto, perché ci lavoriamo fianco a fianco, cristiano, musulmano. Ci sono anche delle altre religioni, però è minima, però la maggior parte è cristiana e musulmana. E quindi camminiamo fianco a fianco, tutto anche per la pace religiosa, diciamo. E il punto di forza possiamo anche considerarlo questo, che questa azienda è veramente inclusiva. Io considero tutti uguali. Per me tutti siamo come il dente del pettine. Uguali, identici tutti. Ci superiamo magari all'interno nostro. Un po' di coraggio, un po' di finezza, un po' di forza, un po' di pazienza, un po' di questo, ma alla fine siamo tutti uguali. Quindi il rispetto è il primo praticamente principio nella nostra azienda, che uno rispetta l'altro. Secondo, l'aiuto. Se trovo lui in difficoltà di qualcosa, non devo chiederlo, mi metto già io. Quindi una collaborazione totale, anima e corpo. Quindi è una cosa, a me, questa qua, che mi apportava avanti e sono riuscito a portarmi avanti tutta questa storia qua grazie a questo principio qua. Perché questo principio qua pratica uno che fa da solo, che è autonomo. Non è che uno che deve stare uno o due minuti a guardarlo, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, e poi lasciarlo, diventa creativo. Omri, abbiamo parlato molto quindi adesso di etica e valori. Parliamo di progetti futuri, perché siamo appunto all'interno di un nuovo capannone, di una nuova realtà. Qual è il vostro obiettivo? Gli obiettivi, ci sono tanti obiettivi, però dopo il primo semestre di quest'anno, o la fine di quest'anno, secondo il calcolo che mi andava tutto questo discorso qua, dalla chiusura del giro, dalla chiusura del lavoro, se tutto vada bene, si parte, c'è un convegno che viene fatto a metà a metà primavera o alla fine della primavera, un convegno collaborazione italo-tunisina. Sarà un grosso convegno comunque, l'ho già annunciato anche prima a tutte le autorità, c'erano autorità tunisine, autorità anche italiana, questo ponte di collegamento che si deve essere, perché la Tunisia sempre adesso vede che l'Italia è il primo partner di collaborazione, non è più la Francia, una volta era la Francia, adesso è diventata l'Italia il primo partner tunisino. E quindi spero di essere il ponte di collegamento, però c'è questo convegno, dopo questo convegno vediamo cosa nasce, cosa per cosa, se saranno anche altre aperture, magari luglio-agosto dell'anno prossimo qua nelle vicinanze pure. Comunque diciamo l'importante è continuare a crescere, giusto? Dico sempre, noi non accontentiamo i soldi. I soldi non vengono mai accantonati, i soldi sono un strumento, non sono un fine. I soldi devono venire, si sviluppano, si investono e creano altri posti di lavoro e creano altre opportunità per tutti quanti, che sia morale, che sia spirituale, che sia lavorativa, che sia tutto. Dopo aver conosciuto il papà imprenditore, fondatore di Omifer, adesso abbiamo il piacere di andare un pochino più sul privato con Sara Omri. Com'è papà? Allora, sono orgogliosa di essere sua figlia, sono una persona che lo ammira e fa molti traguardi. Ed ora con il direttore generale Cesare Tressoldi entriamo un pochino più nello specifico. Qual è il vostro core business?
core business si è sviluppato negli ultimi periodi, si è ampliato, è diventato da quello che era, diciamo, la base di trasformazione diretta di materiali che venivano presi, addirittura in acquisizione di progetti diretti, grandi progetti, partnership con aziende internazionali, seguire in stretta collaborazione con multinazionali straniere lo sviluppo dallo zero alla fine del progetto. Questo stabilimento nuovo che stiamo inaugurando ci permette di chiudere tutto il ciclo produttivo che prima non potevamo permetterci. Questo è importantissimo per noi. Quindi il nostro core business, diciamo che è aperto ad un ventaglio di possibilità che prima non potevamo avere. Stiamo parlando di 4-5 anni fa. L'esplosione della nostra azienda è stata quella di riuscire a cambiare strategia sia produttiva che di approccio verso la clientela, specialmente straniera. A proposito di questo, qual è il vostro rapporto appunto allora con il cliente? Ecco, qui devo dire di aver trovato dei collaboratori veramente, veramente preparati, sul pezzo, per quanto riguarda l'area commerciale. Siamo un po' aggressivi, devo essere sincero. Questa aggressività però ha portato dei risultati veramente eccellenti. Siamo riusciti ad agganciare delle opportunità veramente importanti per quanto riguarda il Nord Europa, per quanto riguarda anche il Middle East, Stati Uniti, con quel progetto che magari presumo che Omri, che mi ha preceduto, vi ha descritto, che era il forno della New Core Foundry. Questa è una strategia che sta pagando veramente, veramente con soddisfazione, Omnifer. Cosa vi distingue dai vostri competitor? Cioè, perché scegliere Omnifer? Versatilità, assolutamente. Perché noi possiamo operare in tantissimi settori. Non siamo specializzati. Sembra un paradosso, perché la specializzazione prima veniva considerata come un quid in più. Per noi invece no. Non rinunciate mai a un progetto. Esatto. Comunque esatto. Mai. Che sia infrastrutturale, che sia eolico, che sia navale, che sia per quanto riguarda fonderia, acciaieria, qualunque cosa. Abbiamo anche una struttura che ci permette di cambiare a livello camaleontico questa situazione, proprio operativamente. E il nuovo stabilimento ci darà ancora più possibilità per riuscire a raggiungere questo. È stato chiarissimo, grazie a Cesare Tressoldi, e questo era Omnifer. Se volete essere voi i prossimi protagonisti di Business Life, dovete scrivere a redazione@business24tv.it. Io vi aspetto, scrivete.